Buonasera a tutti che ci seguite, benvenuti alle trasmissioni di Liberi.tv del 18 aprile 2014. Questa sera apriamo questa virgola, questa trasmissione di apertura di tutte quante, diciamo, la serata, che generalmente è l'editoriale, però apriamo in modo particolare perché siamo in collegamento con Igor Boni. Grazie Igor di essere qui con noi. Igor Boni è un amico e compagno radicale che sarà impegnato come candidato nelle prossime regionali in Piemonte. E quindi poi ci dirà come, in che modo, in che forme. È una cosa importante perché, come sappiamo, almeno, anzi, come ritengo, un radicale comunque fa sempre la differenza nelle istituzioni. Ed è importante partire un pochino da un antefatto che ha portato a queste elezioni in Piemonte. Igor Boni, grazie di essere qui con noi. Io ti do la parola e partiamo proprio da questo antefatto che, insomma, mi sembra anche abbastanza radicale e opportuno ricordare. Certo, intanto un saluto a tutti, un saluto a te e un ringraziamento. L'antefatto è fondamentale perché la cosa particolare di queste elezioni è che non avvengono nella scadenza naturale, cioè dopo 5 anni, ma dopo 4 anni. Perché accade questo? Accade questo perché nel 2010, con il voto che aveva sancito la vittoria di Roberto Cota per pochi voti rispetto a Mercedes Bresso, 9.000 voti di scarto, ricordo la lista Bonino Pannella era presente all'interno della coalizione di centro-sinistra in quella tornata elettorale, si sono verificate e abbiamo verificato la presenza di gravissime violazioni di legge da parte di una lista collegata a Roberto Cota, che è la lista Pensionati per Cota, guidata da Michele Giovine, lista che poi in 3 gradi di giudizio penali si è dimostrata falsa, ma non tanto nella presentazione della lista, cioè non come classicamente accade, come è accaduto per esempio nella vicenda di Firmigoni in Lombardia con la falsificazione delle firme per presentare la lista, ma nella falsificazione delle firme dei candidati di quella lista. E si è dimostrato che le firme dei candidati erano false e addirittura che alcuni dei candidati non sapevano nemmeno di essere stati candidati all'interno della lista. Questa violazione patente della legge elettorale ha visto i radicali in prima fila con la costituzione di parte civile nel processo penale contro Michele Giovine, contro suo padre, e a fianco di Mercedes Bresso, che è un po' il perno di tutto il processo contro Michele Giovine. Purtroppo la giustizia amministrativa, invece di dare una risposta rapida alle nostre osservazioni, alle nostre denunce, ha iniziato un ping pong, un rimpallo di responsabilità che ha condotto il TAR a lanciare al Consiglio di Stato la palla, che l'ha rimandata al TAR e via dicendo, in una situazione paradossale, caratterizzata dall'evidenza della violazione della legge, che però ha fatto stare in piedi il governo Cota e questo Consiglio regionale per 4 lunghi anni. Poi però finalmente siamo riusciti a conquistare la parola fine a questa vicenda con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, con la Corte di Cassazione che proprio ieri l'altro ha confermato che si tornerà al voto il 25 maggio in concomitanza delle elezioni europee, e segnando una data storica per il Piemonte, non tanto per un successo, ma per un elemento negativo, cioè si è segnato che le elezioni del 2010 erano totalmente irregolari, che devono essere ripetute, e quindi la giunta Cota e questo Consiglio regionale sono stati mandati a casa. Un successo radicale, non c'è dubbio, un successo radicale e in solitaria, perché lo ricordo anche il Partito Democratico che negli ultimi mesi si è affiancato alla nostra battaglia all'iniziativa di Mercedes Bresso. Nei primi mesi era su posizioni totalmente contrarie a questa azione giudiziaria. Eppure anche nel Piemonte sabaudo sono avvenute violazioni gravissime che probabilmente la maggioranza dei cittadini piemontesi non avrebbe nemmeno immaginato. Sì, poi peraltro diciamo le polemiche per quanto riguarda il Consiglio regionale, che sono un po' partite dai consiglieri regionali del Lazio, Rosso Di Vita e Berardo, mi pare, se non ricordo male, che poi hanno anche riguardato questioni di rimborsi, spese varie, quindi tutta una serie di polemiche che poi hanno un po' travolto
questa consigliatura. Peraltro, come tu giustamente dicevi, ricordiamo che appunto Mercedes Bresso, che era l'altra candidata, in qualche modo quella più danneggiata, perché in questa competizione, diciamo, sleale, così possiamo dire, però non sarà presente lei a queste elezioni, e quindi entriamo a parlare di queste elezioni, quindi 2014. Sì, in queste elezioni 2014 Mercedes Bresso non sarà presente, sarà candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico. In queste elezioni si è candidato Sergio Chiamparino, che penso tutti voi conosciate, esponente di spicco del Partito Democratico, per molti versi ha anticipato Chiamparino alcune dei cavalli di battaglia di Renzi, senza portarli all'eccesso che è caratterizzato dall'azione di Renzi. Chiamparino ha fatto 10 anni il sindaco a Torino, ha sicuramente un'immagine molto positiva, non c'è dubbio che ha come elemento negativo un suo passaggio in Fondazione San Paolo, che è una fondazione più importante di Torino, ovviamente collegata anche alle banche, anche se in modo indiretto, ma comunque collegata alle banche, da radicali lo abbiamo fatto con Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani, quando è venuto a Torino. Noi non facciamo sconti a nessuno, neanche in questo momento nel quale le vicende elettorali hanno portato la possibilità per me di essere candidato come radicale ospitato all'interno delle liste del Partito Democratico. Ricordavo Valerio Federico perché la campagna di Radicali Italiani Sbanchiamoli l'abbiamo portata a Torino proprio nel momento in cui si stava costruendo l'alleanza di centrosinistra, non abbiamo avuto nessun timore e se vi sarà la disponibilità di Valerio, o comunque anche senza disponibilità di Valerio, porteremo avanti questa iniziativa, perché è evidente che la commissione politica, banca, economia è qualcosa di deleterio per il nostro paese. Per arrivare alla questione più elettorale, noi abbiamo interloquito in questi anni con pezzi del Partito Democratico, non certo con il partito in quanto tali, ma ci sono alcuni pezzi legati all'area liberal. Cito per esempio il senatore, oggi viceministro Enrico Morando, cito Libertà Eguale, un'associazione che ha visto Magda Negri, anche senatrice per 2 legislature eletta qui in Piemonte, una serie di appuntamenti politici e di iniziative che abbiamo portato avanti insieme sui temi della laicità e del liberalismo, e che ha di fatto costruito un rapporto con pezzetti di Partito Democratico che è poi stato la porta per entrare nelle liste del PD oggi, e credo che questa opportunità che ci è stata offerta dalla segreteria provinciale e regionale è un'opportunità che dovevamo sfruttare per riuscire a sfruttare questo mese, questi 40 giorni di campagna elettorale, per tenere alte le bandiere radicali sulla laicità, sulla legalità, sulla trasparenza, sulla responsabilità, sul liberalismo, sul liberal socialismo, su tutti quegli aspetti, quei punti programmatici che erano della rosa nel pugno, che poi purtroppo sono stati abbandonati dai compagni socialisti, per portare tutte queste bandiere in una competizione elettorale che obiettivamente non vede invece nella compagine di centrosinistra grandi novità rispetto al passato. Io spero di riuscire ad essere quel sassolino all'interno dell'ingranaggio che possa far vedere che esiste la possibilità di fare politica in modo diverso, di essere politici in modo diverso. Perfetto, ovviamente il nostro augurio va a te e a tutto quanto, diciamo, il gruppo che ti supporterà in questo. Ricordiamo che tu appunto nel frattempo sei presidente dell'associazione della Aglietta, associazione radicale torinese Aglietta, e volevo chiederti appunto quando comincerà, o se è già cominciata ufficialmente, insomma, la campagna elettorale, con degli eventi organizzerete, come organizzerete questa campagna per promuovere la tua candidatura? Sì, noi abbiamo aperto il comitato elettorale la settimana scorsa, tra l'altro avendo la sorpresa della presenza nella sede radicale di Valentino Castellani, ex sindaco di Torino, col quale abbiamo condiviso anche con lui alcune iniziative nel recente passato. Valentino Castellani che mi ha fatto l'onore anche di una dichiarazione di voto pubblica rispetto alle elezioni regionali. Insieme a Valentino Castellani c'erano altri esponenti della società civile, come si dice con questo termine orribile, società civile piemontese, parlo dell'architetto Rosenthal, del chirurgo abruzzese, di Massimo Negerville, insomma di alcuni personaggi conosciuti
torinesi che sono venuti nella sede radicale per sostenere la mia candidatura. Ma l'apertura ufficiale della campagna elettorale sarà martedì alle ore 18.30, martedì 22, quindi prossimo martedì, diciamo alle ore 18.30, in via Matteo Pescatore 7, presso la sala dell'antico macello di Po, ed è lì che spero saremo in tanti, perché solo se saremo in tanti e se sapremo e se saprò far percepire questa campagna, non tanto come la campagna di Igor Boni, che può ha l'occasione di essere eletto in Consiglio regionale, ma la campagna di tanti che oggi non sono rappresentati, che non possono essere rappresentati e che hanno a cuore i temi appunto della laicità, della libertà, delle scelte delle libere scelte personali, dei diritti civili, della responsabilità, della legalità. Io credo con umiltà, ma anche con determinazione, di poter rappresentare tanti che oggi sono fuori dal Consiglio regionale e sono tanti che magari durante i 5 anni di consigliatura da fuori del palazzo lottano e dedicano una parte importante del loro tempo a fare iniziative, magari anche mettendoci un po' dei loro denari. Poi quando arriva il momento elettorale scendono in campo i signori delle preferenze e chi invece ha lottato, ha messo in campo idee, ha cercato di migliorare per quanto possibile la nostra società, si fa da parte per lasciare entrare appunto i signori delle preferenze, delle clientele, delle famiglie, dei clan. Spero di riuscire almeno per una parte a invertire la rotta e dare voce a chi oggi voce sostanzialmente non ha. Senti Igor, noi viviamo sempre in qualche modo più o meno nell'illusione che, nella convinzione più che altro, forse per l'etaria, che le elezioni siano un momento di valutazione anche di meriti e quindi di trascorsi di ciò che si è fatto. E in questo modo sarebbe appunto utile che tu ci dicessi, appunto al momento delle elezioni, chiaramente l'elettorato dovrà valutare, quindi questi 4 anni di governo Cota, ecco, cosa hanno lasciato di positivo o di negativo appunto in questa regione? Ma io direi che a discolpa in qualche modo di Roberto Cota dobbiamo dire che ha guidato la regione Piemonte in 4 anni che sono stati disastrosi dal punto di vista economico, e quindi credo che qualsiasi governo regionale si sarebbe trovato in difficoltà molto molto grandi. Dall'altra parte però le promesse che Cota faceva all'inizio di innovazione, di ringiovanimento non tanto dal punto di vista dell'età ma dal punto di vista delle politiche, della freschezza delle politiche, dell'attenzione verso alcuni settori che sono i settori del futuro, e dato che il Piemonte, come immagino tutti sappiate, e Torino e provincia in particolare, è stato per molti decenni legato soprattutto alla Fiat, quindi al settore metalmeccanico, ma oggi è impensabile tornare indietro e ricostruire o pensare a un futuro del Piemonte centrato attorno al settore dell'auto. Occorre investire sull'innovazione, sulla green economy, occorre investire sul turismo, sull'agroalimentare, occorre investire sul risparmio energetico, sulle energie, sulla ricerca. Tutte queste cose Cota le ha in parte annunciate, ma nella realtà dei fatti non solo non ha fatto nulla, ma ha prodotto sulla sanità dei disastri ancora più grandi, con riforme che sono state in buona sostanza controriforme, con un'occupazione capillare delle partecipate regionali, con l'immissione di seconde, terze, quarte linee politiche senza alcuna competenza nella maggioranza dei casi, ovviamente con le dovute eccezioni. Quindi il fallimento di Cota è stato complessivo e si vede oggi con un centrodestra che è totalmente diviso al suo interno, messo all'angolo dalla crisi economica, dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato anche, appunto, lo ricordavi prima, i rimborsi elettorali. Non c'è in Piemonte un caso eclatante come il caso Fiorito in Lazio, però vi sono diffusi comportamenti, non so se riferibili al codice penale, ma certamente riprovevoli dal punto di vista della gestione della cosa pubblica rispetto ai fondi dei gruppi consigliari, rispetto ai rimborsi di molti dei consiglieri presenti oggi in Consiglio regionale. Il fallimento è totale e si vede, è evidente che questo centrosinistra rischia, al contrario, di sentire già in tasca una vittoria, senza fare i conti dovuti con Grillo e il suo movimento, e magari tentando di ragionare
sul Piemonte come fossimo a 4, a 5, a 10 anni fa, magari preparandosi ad occupare i posti oggi occupati dal centrodestra, mentre invece noi oggi, se vogliamo fare il bene del Piemonte, dobbiamo, come dice uno slogan di Renzi, cambiare verso, stando attenti che a forza di cambiare verso si rischia di tornare nella direzione iniziale ed è una direzione pessima, anche dal punto di vista del centro-sinistra. Spero di poter, per un poco, come si dice, per un millimetro almeno, modificare quella direzione, verso una direzione che valorizzi le competenze, valorizzi le professionalità, valorizzi le conoscenze, e non le appartenenze a questo o a quel gruppo, a questo o a quel clan politico. E, senti, ci sono due cose appunto che riguardano i radicali di cui ancora volevo con te parlare, che sono l'una è l'elezione di Mellano come garante dei detenuti. No, credo che sia una nomina, non un'elezione in realtà. Nomina, nomina, sì. Una nomina, perfetto. Una nomina votata in consiglio a maggioranza, sì. Ecco, ok. E come si è arrivati? Insomma, come si è riuscito a far convergere diciamo, in qualche modo una comunanza di interessi e di attenzione verso questo nome? Ricordiamo Mellano, peraltro, se non erro, ex presidente di Radicali Italiani, quindi insomma, un radicale di lunga data. Sì, un radicale di lunga data che è stato parlamentare della Rosa del Pugno, è Anche stato parlamentare, anche vero? consigliere regionale in Piemonte per una legislatura, presidente dei radicali italiani, ma al di là del nome Bruno Mellano, noi siamo riusciti nel finale della legislatura di Mercedes Bresso, essendo sempre fuori dal palazzo, a far approvare la legge che istituiva il garante. In quel momento il Piemonte era in qualche modo all'avanguardia in Italia. Addirittura altre regioni hanno copiato e presentato nelle proprie aule il progetto di legge piemontese, che peraltro era stato scritto da Carmelo Palma e da Bruno Mellano. Quella legge, divenuta legge alla fine della legislatura di Mercedes Bresso, alla fine del 2009, quando è arrivata la nuova giunta di Roberto Cota e la nuova maggioranza, si è prodotta un'ulteriore violazione di legge, perché la legge prevedeva non che si potesse nominare, ma che si dovesse entro 6 mesi nominare il garante regionale delle carceri, e per 4 anni tutto questo non è avvenuto. Noi abbiamo fatto un po' come la goccia sulla roccia, ogni volta che venne stata l'occasione abbiamo fatto iniziative, ricordo per quanto mi riguarda, insieme a Salvatore Grizzanti, che faceva allora il segretario dell'Associazione Radicale delle Daglietta, 10 lunghi giorni di sciopero della fame per chiedere che si portasse al voto il garante, e riuscimmo in quell'occasione a portare per la prima volta al voto la nomina del garante in consiglio, senza però riuscire ad ottenere il quorum necessario in consiglio regionale. E poi comunicati, conferenze stampa, presidi, fino ad arrivare ad una diffida addirittura firmata da alcuni detenuti del carcere di Assi, che ringrazio pubblicamente, che con l'Associazione Radicale della Daglietta hanno diffidato il presidente Cattaneo e il consiglio, proprio perché stavano violando la loro legge, la legge della loro approvata. E poi i tentativi del Consiglio regionale con la Lega, con il capogruppo di Forza Italia Pedrale, per abrogare la legge e quindi cancellare la figura del garante, fino ad arrivare alla sorpresa, onestamente anche per noi, dell'ultimo Consiglio regionale, dove un accordo maggioranza-opposizione prevedeva da una parte la proposta dell'opposizione del nome di Mellano a ricoprire il ruolo di garante delle carceri, e dall'altra il nome dell'avvocato di Michele Giovine a ricoprire il ruolo di difensore civico, e poi per vicende di divisioni interne che per la verità non conosco neanche approfonditamente, Mellano per pochissimi voti è passato e invece il difensore civico per pochissimi voti non è passato. In zona Cesarini il Consiglio regionale ha fatto qualcosa di positivo, non cancella le malefatte degli anni precedenti, ma certamente anche questo pezzo, insieme alla pubblicazione di ieri dei vitalizi di tutti i consiglieri E regionali. infatti questa era l'altra cosa di cui ti volevo parlare, che ho letto dalla stampa, l'edizione digitale, in cui sono appunto citati, grazie ai radicali, questa sollecitato dai radicali, insomma, quindi è un'altra battaglia, insomma, radicale che si trova appunto un successo alla fine appunto di questa consigliatura. Vai.
Sì, è una battaglia radicale che aggiunge un pezzetto alla conquista della fine del 2012 sull'anagrafe degli eletti e dei nominati, che è ormai una battaglia storica di radicali italiani. Ricordo che Torino ha istituito nel 2010, tra le prime città d'Italia, l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, con una delibera di iniziativa popolare sulla quale raccogliemmo oltre 2000 firme, costringendo il Consiglio Comunale a votarla e a renderla operativa. Infatti dal 2010 c'è nella home page del sito istituzionale del Comune di Torino il pulsante anagrafe degli eletti e dei nominati. Ricordo Chiamparino era ancora sindaco. Poi abbiamo continuato ad insistere con petizioni, con iniziative rispetto alla regione, riuscendo nel 2012, alla fine del 2012, ad avere l'approvazione della legge, devo dire grazie all'aiuto all'interno del palazzo dell'attuale segretario regionale del PD Davide Gariglio e anche di Monica Cerutti, consigliera regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. È anche vero che l'aiuto più grande per portare alla decisione il consigliere regionale alla pubblicazione dell'anagrafe degli eletti e dei nominati è venuto dalla magistratura, perché è in quei momenti che la Corte dei Conti, la magistratura, ha messo gli occhi sui rimborsi ed è quindi stato gioco forza facile, facile, obbligato per il Consiglio rispondere con un atto di trasparenza. Sui vitalizi abbiamo insistito da allora fino ad oggi, ottenendo dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, che voglio ringraziare pubblicamente, un'attenzione molto grande sul tema che ha portato proprio ieri la pubblicazione di 183 vitalizi, cioè dei vitalizi percepiti oggi da tutti coloro i quali non sono più consiglieri e hanno maturato l'età per prendere, per ricevere i vitalizi. Dicevo, tutti questi successi, i vitalizi, l'anagrafe degli eletti, mandare a casa Roberto Cota e denunciare Michele Giovine, fino tutte le altre iniziative che siamo riusciti a portare a casa, a portare dentro il palazzo, lottando da fuori, ho la speranza possano diventare molto di più e molto più forti se riusciremo a lavorare anche da dentro il palazzo. Lo dicevi tu all'inizio, un radicale dentro un'istituzione può cambiare le cose. Riccardo Maggi lo sta dimostrando a Roma, Silvio Viale lo sta dimostrando a Torino, i nostri parlamentari nella scorsa legislatura lo hanno dimostrato in Parlamento e oggi in Parlamento europeo c'è un vuoto enorme perché mancano i radicali. Lo ripeto con grande umiltà, ma anche con grande determinazione, quel vuoto che c'è in Consiglio regionale oggi. Ho l'ambizione di provare a riempirlo perché credo di avere le capacità di incidere sulle istituzioni dopo 30 anni di lotta politica fatta costantemente per strada. Perfetto, Igor. In chiusura ricordiamo che abbiamo anche degli altri sparsi nel territorio eletti radicali al momento. Abbiamo Marco Cappato a Milano e abbiamo anche Davide Certo. Tutino a Roma in un consiglio municipale che è appunto ex circoscrizione, il settimo municipio che Liberi TV sta seguendo e si batte perché lo vediamo, lo vedo insomma quando registriamo come un leone contro la partitocrazia che incredibilmente anche in un municipio dove le competenze per legge sono veramente possono apparire, ecco, aliene lontanissime dai massimi sistemi e così via, però si batte proprio ispirato da questo sentimento di portare un po' di radicalità, tra virgolette, in qualsiasi luogo possibile che sia un'istituzione. E quindi niente, in chiusura Igor, noi ti auguriamo ovviamente tutto il meglio e di poter essere eletto, di poter avere successo in questa azione di in qualche modo contaminazione. E, se ritieni, magari se ci sta qualche luogo telematico, ovviamente, dove poterci informare di questo, sugli appuntamenti elettorali, se ci sta il comitato elettorale che ha un sito, una mail. Dunque, allora, stiamo lavorando sui social network, come si dice, grazie all'impegno di tanti amici e compagni dell'Associazione Aglietta, che non mi sarà sufficiente il tempo per ringraziarli, qualsiasi sia il risultato. In ogni caso, c'è la mia pagina Facebook sulla quale è pubblicato tutto quanto, su Twitter Igor Ilic Boni è presente. E poi anche per vedersi di persona, lo ripeto, l'appuntamento di martedì 22 alle 18:30 in via Matteo Pescatore 7 a Torino, perché lì distribuiremo volantini, manifesti che sono pronti e soprattutto avremo un IBAN
di un conto corrente aperto ad hoc per le elezioni regionali, sul quale raccogliere contributi, perché ovviamente per riuscire a competere in questa lotta sulle preferenze ci occorre denaro, e come tutti sanno i radicali sono squattrinati, ma se mettiamo insieme un po' di forza e un po' di denaro riusciamo anche a poterci provare davvero. Io sarò in aspettativa per un mese dal lavoro e ce la metterò tutta, spero di non mettercela da solo, perché appunto l'ambizione di non portare Igor Boni e basta in consiglio regionale, ma di portare tanti con me, tante idee insieme a me, tante bandiere alzate che oggi invece sono un pochino ammainate, un po' troppo ammainate. Perfetto, allora in bocca al lupo Igor Boni, grazie di essere stato qui con noi su Liberi TV, proveremo a fare il possibile come piccola web TV per promuovere la tua candidatura, e a presto, rivederci su questi schermi. Grazie Igor. Grazie a voi e buon ascolto di Liberi TV. Grazie.